Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, dicevamo. Sono una mamma che ha sonno. Tessiland Condivision ormai è diventato mensile, perché sì, insomma, ormai abbiamo arricchito il nostro canale di tantissime altre novità, dagli shorts ai news, alle dirette. A proposito delle dirette, poi dopo approfondiremo la questione. Ma prima parliamo della nostra rubrica, appunto, Tessiland Condivision, e oggi parleremo di tre progetti che hanno riscosso particolare successo e ovviamente della foto che ha ottenuto più mi piace durante questo mese di settembre. Vai, iniziamo con la sigla. Sigla! Il primo progetto di quest'oggi è di Donatella Locascio. Partiamo con una borsa, una bella borsa colorata, realizzata ovviamente con il sublime. Lavorato con uncinetto 3,5. Donatella ci ha scritto che: mi chiamo Donatella e sono attratta da tutto ciò che è creatività. Vivo nella mia bellissima e ancora calda Palermo. Aspetta te. Dove si va ancora al mare? E nei momenti liberi dal lavoro e dalla famiglia dedicarmi a progetti creativi è la mia fonte di relax. La mia passione di sempre è l'uncinetto, che lavoro fin da piccola, quando ero estasiata nel vedere lavorare la mia nonna Hilde con maestria, tanto da imparare molto presto, e tutt'oggi è il mio hobby preferito. Che dire del progetto? È nato un po' per caso. Avevo quel bel tessuto colorato che mi guardava lì da parecchio tempo. Ebbene sì, sono partita dalla fodera e, per usare un'esclamazione famosa, et voilà, è nata la mia pistacchina. E sì, le ho dato anche il nome. Per complicarmi la vita, ho realizzato il fondo con lo stesso tessuto, doppiato con biadesiva, plastificato e fustellato insieme ad una salpa rigida. Bravo. E, ciliegina sulla torta, i bellissimi colori del sublime pistacchio rame, magenta e beige si sono rivelati un ottimo accoppiamento ai colori del tessuto. Ho utilizzato per il progetto un 3,5 e la lavorazione a punto canestro in costa retro. Il fondo è di 19 cm e l'altezza di circa 24. Ho usato la rete per borse per dare maggiore consistenza ed al fine di poter meglio fissare i ponticelli per attacco del manico. Ho usato un po' più di una rocca di sublime pistacchio e pochissima quantità degli altri colori. Il sublime è il mio cordino preferito. Lo si lavora senza sforzo ed il risultato è fantastico. Non troppo opaco, non troppo lucente, ma ha una consistenza perfetta. Non lo diciamo noi, lo dice Donatella. La cosa più bella per me è poter creare accessori da adattare ai propri capi di abbigliamento e ancor di più poterli sfoggiare orgogliosamente. Un grazie particolare a tutte le creative che hanno fatto sì che il mio progetto venisse scelto, e ad ognuno di voi della Tessiland un abbraccio virtuale per il modo in cui coccolate i clienti. Tante coccoli. Proponendo sempre nuovi articoli e soprattutto accontentandone le richieste. Siete sempre un passo avanti. La faccio leggere dopo, giuro, l'ha scritta lei. È per questo che da tanti anni, seppur in maniera non costante, sono vostra cliente. E come si suol dire, il primo amore non si scorda mai. Grazie ancora, Donatella Locascio. Allora, questa è una dolcissima letterina che conserveremo gelosamente. Grazie infinite, Donatella, per averci spiegato il progetto e non solo per aver parlato di te e del tuo amore per la creatività e un po' anche per noi Tessiland. Grazie. Adesso invece parliamo di gioielli e questa volta abbiamo citato Maria Grazia Pantè. Lei ci ha inviato un vocale, ci scrive e ci parla dalla Svizzera, ci racconta un po' di sé e della sua passione del crochet, che lavora in treno tra una città e l'altra. Ascoltiamo prima il suo messaggio e poi parliamo del suo progetto. Ciao a tutti, mi chiamo Maria Grazia, abito in Svizzera, a pochi chilometri dall'Italia. Sono contenta che Tessiland mi abbia contattato a partecipare alla rubrica Condivision, e nello specifico per quanto riguarda gli orecchini fatti con il Lumina, che grazie alla fatta tutto fare ho scoperto è veramente ottimo per questo genere di lavoro, e l'orecchino è nato facendo una semplice mattonella. E quindi molto facile da fare, e a Natale i regali pensierini per le amiche sono già in fase di elaborazione. E saluto a tutti, brave a tutte per quello che vedo postato, perché siete bravissime, complimenti,
E anche io mi ritaglio il mio tempo, ne vorrei avere di più, però lo trovo magari nel tragitto in treno casa-lavoro. Un bacio dalla Svizzera e buon lavoro a tutte. Veniamo adesso al progetto. Per l'anello ha preso spunto dall'anello primula della Fata Tuttofare. È un po' modificato e lo ha fatto un po' più largo. Ha fatto 4 piccoli fiori con un'unica tinta di perline. Il filato lumina è stata una bella scoperta e mi ha invogliato a fare anche gli orecchini. Quindi ho realizzato una piccola mattonella, una mini mattonella granny, ed ha inserito la monachella nell'angolo affinché si formasse un rombo. Ha usato il Lumina 9 colore 187 beige. Se volete riproporlo, sapete cosa acquistare. Uncinetto 1,5, consumando veramente pochissimo filato. Poi ha pensato di ordinare il Lumina 12 in altri colori e sono nati altri orecchini verdi, di cui ci ha inviato anche la foto. La misura è 3 cm x 3, volendo si potrebbero fare anche più grandi. Dipende anche dalla forma del viso che uno ha, però insomma ci ha dato questa opzione. Grazie infinite Maria Grazia. E nella foto, lei ci tiene sempre a specificarlo, in realtà è la figlia, ma è bella quanto lei. Adesso invece parliamo del terzo progetto, o meglio, io ne parlo davvero poco, ma lei ne parla decisamente di più. Gabriella Mazzantini, che ha realizzato questo meraviglioso cardigan con... il bravissimo, il nostro amato gomitolone. Ci ha inviato un video, ascoltiamolo e guardiamolo insieme. Ciao, mi chiamo Gabriella, vivo a Carimata in provincia di Como, in un posto meraviglioso. Da qualche anno ho iniziato a lavorare all'uncinetto e mi ha appassionato talmente tanto che non riesco più a farne meno. Tessiland mi ha chiesto di spiegare come nasce il poncio che ho pubblicato. È un poncio di color panna con dei fiori panna turchese. Nasce da una foto che ho visto in internet, mi è piaciuta, tra l'altro la foto era in nero il poncio, io invece avevo il gomitolone bianco e quindi l'ho fatta bianco panna. È stato facilissimo, il filato va che è una meraviglia perché è morbido, è facile da lavorare, si lavora, io l'ho lavorato con un 4, quindi insomma niente di impossibile, scorre molto bene. Le piastrelle invece è un disegno che ho trovato in internet qualche anno fa, avevo già fatto delle borse con quel tipo di piastrella perché è molto bella, perché si allarga bene, è molto piacevole da vedere, poi l'ho usata anche appunto per fare delle borse un po' particolari. Che altro dire? Sono molto soddisfatta dei prodotti di Tessiland, devo dire che tutti i filati che ho provato finora, ovviamente non li ho provati tutti, sono molto molto buoni. Adesso devo iniziare i progetti inverno, quindi proverò con un abbigliamento lana e qualcosa di un po' più di un po' diverso dal poncio. Ho iniziato con un maglione Chanel il progetto della fata. Il progetto della fata in realtà era una giacca, invece ho fatto un collo alto intero con le frange sotto in piel pull. La lavorazione è stata, grazie alla fata come sempre, perfetta, perché la fata è bravissima a spiegare, quindi è riuscita a insegnare anche una come me che fino a 4 anni fa non ha mai neanche tenuto in mano un uncinetto a lavorare con passione e con bei risultati, che è la cosa fondamentale, imparare e vedere come si cresce. Quindi sono molto contenta di Tessiland. Ciao, ciao, ciao. Grazie infinite Gabriella. E adesso passiamo alla foto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di settembre. Chi sarà? Io lo so. La foto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di settembre è Antonella Carbo. Allora, lei ha realizzato questa meravigliosa pochette con il Rowan e l'uncinetto numero 2. Una pochette, insomma, diciamo davvero molto molto elegante, proprio perché è ispirata in realtà alla persona che le ha chiesto di realizzarla. Infatti Antonella ci ha detto che ha deciso di realizzare questa creazione proprio pensando alla sua eleganza e alla sua raffinatezza. Che bei complimenti. Antonella ci ha detto che il colore, la scelta soprattutto del filato Rowan, è dovuta al fatto che il filato si presta nella realizzazione di
borse eleganti e raffinate, grazie alla sua lucentezza. Ha realizzato il tutto con l'uncinetto numero 2 e il punto utilizzato è il punto jasmine. Ha utilizzato semplicemente una rocca. Beh, è il caso di dirlo, poca spesa, massima resa. E in più ho ottenuto anche più mi piace durante il mese di settembre. Volete seguire lei e tutte le sue creazioni? Potete trovarla sulla pagina Facebook Tutto Antonella oppure su Instagram Tutto _ Antonella. E quindi noi diciamo ovviamente brava Antonella. E un'altra puntata di Tessilan Condivision si conclude qui. Mi è piaciuta molto questa cosa delle letterine. Bella, magari la adotto. Ovviamente mi fate sapere anche nei commenti se vi è piaciuta e qualsiasi altra cosa voi vogliate. Detto ciò, mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri social, Instagram, Pinterest, TikTok, Facebook, YouTube, basta perché poi sono finiti, iscrivetevi al canale YouTube così da essere costantemente aggiornati e aggiornate su tutti i nostri video, dagli shorts alle puntate di Tessilan Condivision, ai news e ovviamente alle Tessilan Live con Andrea che man mano si stanno evolvendo sempre di più, chiamando persone, cercando di interagire con voi, mostrandovi progetti nuovi, dove insomma ecco cerchiamo anche di farvi divertire e di divertirci anche un po' noi. Iscrivetevi o seguiteci ovviamente sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, perché è lì che vengono scelti tutti i progetti di Tessilan Condivision, e ovviamente iscrivetevi al nostro solo ed unico gruppo Tessiland. Cliccate, mi raccomando, un bel pollice in su sotto questo video perché sicuramente è molto gradito, e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Ciao!